Jessica, cantato per te. A proposito, ma che te sei combinata? Allora, oggi ho voluto fare un dolce per un cantante di Sanremo e quindi ho dovuto cambiare look. Mi sono impersonata in lui. Hai un look, diciamo, da regina. Questo mi dice qualcosa, ma lo scopriamo insieme con la nostra grafica. Ovviamente. Me ne frego. Ti sei vestita come Achille Lauro, che a sua volta si è vestito da Elisabetta prima, giusto? La regina Elisabetta prima, ecco. Vogliamo fare un confronto tra Giustina e Achille Lauro? Una somiglianza incredibile! Incredibile! Due gocce d'acqua! Vediamo che cosa c'è sotto questa cloche. Presentami questo dolce con le rose, Giustina. Allora, questo è un dolce di ricotta con gocce di cioccolato. Wow. Cioccolato. E perché lo dedichi proprio ad Achille Lauro? È come la canzone di Achille, me ne frego. Io me ne frego se la bilancia non funziona. E quindi farai tutto ad occhio? No, utilizzando dei bicchieri, come si faceva una volta. Mi piace, mi piace. Ma sei sicura che venga bene lo stesso? Viene bene, parola di Giustina. E allora vediamo quali sono gli ingredienti. Vai! Vai! 3 bicchieri di farina 00, 3 bicchieri di zucchero, 3 bicchieri di ricotta, 3 uova, 1 bicchiere di gocce di cioccolato, una bustina di lievito per dolci, un goccio di latte e un goccio di olio di semi di girasole. Olè! Iniziamo. Dai, così allora, è facilissimo preparare un dolce, però. Iniziamo. 3 uova. Sì. In planetaria. Sempre la planetaria, così lavoriamo di meno. Questa torta si chiama Me ne frego. Sì. Va bene? Sì. Cosa ti piace di Achille Lauro? Cosa mi piace? È un bel uomo. Poi è tutto tatuato. Ti piacciono i tatuaggi? Brava, buonastaia, come direbbe il nostro Giampaolo Gambi. Okay. E questa torta è ribelle anche come Achille Lauro, perché non si pesa. Si fa tutto così, shue. Sì, infatti utilizziamo tutti col bicchiere. Ora mettiamo qui, iniziamo. Abbiamo messo le uova e lo zucchero. Le uova e lo zucchero, i 3 bicchieri di zucchero, ricordiamolo. Sì. Poi mettiamo la ricotta. 3 bicchieri sempre di ricotta. Forse dove sta in cucchiaio. Ecco, infatti. Okay. E io so che tu hai aggiunto anche un altro tocco speciale proprio in onore di Achille Lauro. Qual è, oltre la ricotta? La panna montata. Al veleno. Al veleno? Sì. Che vuol dire? Allora, come la canzone di Achille Lauro, panna montata, però io mica nella torta potevo mettere il veleno, se no tu non la potevi mangiare. Quindi, e che cosa hai messo al posto? Solo la panna montata. Ah, solo? Sì. Come devo fare io con te? Ok, ora mettiamo la farina. No, veramente è divertentissima questa torta, la possono fare anche i bimbi. Sì, ma prima si utilizzavano i bicchieri, non c'era la bilancia. È vero, hai ragione. Allora, domandi a tua madre, tua nonna e vedi che ti dicono. Hai ragione, giusto. Ora mettiamo l'olio, latte, okay. e lievito. E con l'olio e il latte come ti sei regolata? Eh? Un goccino. No, allora... bisogna mettere 300 di farina, 300 di zucchero, 300 ricotta e 30 grammi di olio. E tutto 3 praticamente? Sì, tutto 30. Giocate. 30 e 3. E in bicchieri, vabbè, sono 3. Sì, bicchieri. E in bicchieri 30 grammi, sì. Quanti sono? Tanto. Mettete tanto di olio e tanto... di latte, giusto? Latte, è vero? Vero, ok. Ok. Questo è fatto. Poi... io so che c'hai un segreto dello chef. Sì. Da dirci. Qual è? Allora, il segreto dello chef
sono le gocce di cioccolato. Le gocce di cioccolato bisogna mettere nel freezer per mezz'ora. Le gocce di cioccolato? Perché? Perché in questo modo, quando si cuoce il dolce, non vanno giù. Quindi rimangono, diciamo, al centro. Non si sciolgono, ecco. Ok, quindi il segreto dello chef di oggi è, per evitare che durante la cottura in forno della torta le gocce di cioccolato si sciolgano, metterle prima nel congelatore. Ok. Oh. Ecco. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. È caduto qualcosa. Ora giriamo. Buona. Poi a me piacciono tantissimo i dolci di ricotta, sono pazza, come direbbe Malgioglio, sono pazza. Poi, dei dolci di ricotta. Una teglia imburrata. Sì. E poi? Infarinata. Brava. Mettiamo l'impasto. Mettiamo il nostro composto, sì, all'interno della nostra tortiera e poi andrà in forno. In forno a 180 gradi per 35 minuti. 180 per 35. Fare sempre la prova dello stecchino. Ovviamente. Ok. Allora, abbiamo messo questa. Allora, facciamo così. Che c'è? Questa la mettiamo nel forno. Sì. E lasciamola cuocere. Sì, lasciamo. Perché ora ci dedicheremo alla crema rossa. Sì. No, la crema per decorare la torta. Per decorare. Allora, vediamo in bicchieri quanta crema. Vediamo. 3 bicchieri di panna da montare, 3 bicchieri di mascarpone, 1 bicchiere di zucchero a velo, poi del colorante rosso a occhio. Tanto. Vedete voi. Allora, nella ciotola dobbiamo mettere 3 bicchieri di panna montata. Sì. E voilà. E fin qui tutto a posto. Poi, come si chiama questa crema, Giusti? Frosting. Frosting. Perché una volta montata è bella, rimane bella dura come un cemento armato. Non è che poi si staccano le capsule. Buona. No, tutto perché sta il mascarpone e lo zucchero a velo. Ma tu guardavi Sanremo da piccola? Sì, lo guardavo sempre, anche perché da piccole due erano in programma, il primo e il secondo. Non è che c'era molta scelta. Molta scelta. E tra l'altro io ho saputo, un uccellino mi ha detto che tu sei innamorata pazzamente di Amadeus. Sì. Lo sai che Giovanna Civitillo è molto gelosa del marito? Eh? Giovanna Civitillo, che viene qui da noi, sì, è gelosa del marito. Vabbè. Tu no. Beh, però, no, non sei gelosa. Non sono gelosa. Poi diciamo fra noi, Amadeus. Non è che è un bello. Ma Giustina, ma insomma... Ma è simpatico, riesce a comunicare con tutti. Esatto. Ce l'ha qualche dote. Ma a proposito, io mi ricordo che tu l'anno scorso hai fatto un appello ad Amadeus perché sì, volevi andare sul palco dell'Ariston, sì, a cantare. Anche quest'anno ce l'hai questa idea o ti è passata questa... Passare? No. Ce l'ho ancora. Anzi, quest'anno gli ho mandato un video. Ad Amadeus hai mandato? Sì, con una canzone. E che canzone era? Vediamolo. Mi passa sempre tutto cos. Le orecchiette di canos. Non perdo tempo con i lievi. I miei parenti non sono mai pieni. Giusti, mi prendo cura dell'orto. Cucino sempre notte e giù, mi chiedono sempre il bis, perché da me si mangia gratis. Giustin. Ma io non ho parole. Ma ho capito perché non ti ha preso Amadeus. Cioè, veramente, io ti adoro, sei fantastica. Ti prego, realizza il sogno di Giustina, che ti ama tanto. Non importa se Giovanna è gelosa, lei comunque poi ti preparerà anche un bel dolce. Sì, sì. Siamo così. Sì. Anche se ho detto che non è bello, però se lui mi chiama a Sanremo, gli dico che è bellissimo. Ecco, appunto, per niente comprata. Dunque, come creiamo queste rose, allora, Giustina, rosse? Queste rose. Qui ancora si deve montare, però noi ce l'abbiamo già pronto. Allora, prendiamo il dolce.
che nel frattempo si è cotto in forno. Okay. Che bontà, io lo mangerei anche così, già così, con le gocce di cioccolato. Che c'è, Giusti? Qui non c'è neanche un piatto. Vabbè, lasciala lì, non ti preoccupare. Vabbè, lasciamo. Devo pensare tutto io. Ti fanno sempre arrabbiare i nostri autori di Detto Fatto, vedi? Allora, qui ancora non si è montato, problemi di tempo. Esatto, vediamo esatto. Che cosa allora, succede. Al bianco dobbiamo prendere un po' giallo, mettiamo il colorante giallo e l'altro il rosso. Quindi facciamo così, facciamo come stiamo mettendo il cemento, guarda che bello. Quindi hai mischiato, scusa, fammi capire, il colorante giallo con il colorante... Una ciotola. Ah, una, in una ciotola di panna sì. Mettiamo il colorante giallo, sì. In una il colorante sì. Rosso. Ok, okay. Ora ho capito. Perfetto. Vedi che bello fare questo, mi piace. Ah. Che cos'è? Che cos'è, lo stucco? Sì. Ok, facciamo finta che è tutto fatto. E ora... Che stai cercando lì sotto? Che ho paura. No, non so. Ah, ecco. Ora ti devo far vedere come si fanno le rose. Bisogna utilizzare questo tipo di bocchetta, vedi? Sì, grande. Con che le punte inclinate. Con le punte inclinate. Ovviamente voi potete scegliere i colori che vi piacciono. Yeah, Noi abbiamo scelto allora, il giallo. Allora, iniziamo col giallo. Bisogna... È così, vedi? Oh, è la prima rosa gialla, l'abbiamo realizzata, poi... E ora quella rossa che mi piace. Così, al centro. Così. Ovviamente poi riempite tutta la superficie della torta con poi questa panna colorata e fate tutto questo bel giardino fiorito. Ok. Ma io ho visto un altro tocco però qui che manca ancora. Che cosa? Questa spruzzata dorata, questa è un colorante, è uno spray colorante. Allora vogliamo immortalare il tuo outfit, Giustina, con il nostro tablet. Facciamo però metti la torta vicino. E voilà, Giustina, vai! Manteniamo la distanza. Eccola! E anche il nostro selfie di oggi è stato fatto, grazie per questo dolce dedicato ad Achille Lauro. Giustina, come sempre, per la tua autoironia. Mi verrebbe quasi voglia di chiedere un giudizio sul tuo, diciamo, outfit a Carla Gozzi, perché adesso ci sono i Carlotti, ma forse è meglio di no. Carlotti.